la scorrettezza istituzionale che è stata messa in campo col mille proroghe, perché noi ci troviamo di fronte a un ricorso molto delicato, che noi riteniamo assolutamente fondato. Tra un po' ci sarà il referendum ad aprile sullo sblocca Italia con le trivelle, ma noi vogliamo dire che siamo l'epicentro del conflitto politico contro quello che è il cuore delle politiche liberiste di questo governo, che lo sblocca Italia, con l'articolo 33. Il governo sa perfettamente che il ricorso è fondato, tanto è vero che ha cercato in qualche modo di svuotarlo eliminando la società di scopo. Quindi questo ci potrebbe portare prima facie a dire: avevamo ragione noi, abbiamo vinto. Ma noi non vogliamo vittorie di Pirro, perché noi siamo ancora sotto occupazione istituzionale. Quello che sta accadendo con la cabina di regia, col commissariamento e con le stanze opache del potere, noi non vogliamo che sia perpetrato questa violazione costituzionale e questo esproprio di democrazia così grave. E allora abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa per dire che la nostra determinazione e la giustezza delle nostre argomentazioni rimangono intatte. E per noi lo snodo del 9 marzo è uno snodo fondamentale, perché siamo molto preoccupati. Siamo preoccupati di come si stanno predeterminando gli interessi privati a vantaggio di chi, di come si stanno pigliando decisioni per il futuro quando quelli spettano solo alla città. Una cosa avrebbero dovuto fare da 2 anni, ricordiamoci che l'urgenza che dovrebbe stare dietro ogni decreto legge sulla nomina del commissario articolo 33 sono 2 anni, che avrebbe dovuto giustificare almeno l'inizio, diciamo, della bonifica. Noi sappiamo che il Presidente del Consiglio settimana fa, ha annunciato che a luglio tutti i napoletani e i turisti, che sono tantissimi per fortuna, nonostante il governo, faranno il mare a Bagnoli. No, abbiamo letto, però noi non vediamo ancora traccia di inizio di bonifica, e quello si poteva fare. Invece noi stiamo andando avanti sul piano della città. Ecco perché vogliamo che subito venga tolto questa cappa del commissariamento, perché il progetto sul quale stiamo lavorando tutti insieme, non solo il sindaco, il vice sindaco, l'assessore Pisco, ma veramente tutta la città, compreso professionisti, la collettività, il mondo dell'impresa, è quello che noi siamo in grado di partire immediatamente una volta iniziata la bonifica. È un progetto che ha la sua autosostenibilità economica, che si fonda sugli oneri di urbanizzazione, sul rilancio dell'edilizia sostenibile, sulle tante cose che abbiamo detto mille volte, compresi i fondi europei, e su questo aiuta molto anche il rapporto che sui fondi europei si è instaurato con la Regione. Insomma, i poteri ordinari. Invece noi vediamo che continua a esserci questa tentazione, che ritorna ormai anche un po' nel frasario della politica politicante, le cabine di regia, i poteri straordinari, le urgenze. Nulla di tutto questo. A Napoli è ritornata straordinaria l'ordinarietà, cioè che funzionano le istituzioni democraticamente previste nella nostra architrave costituzionale del nostro paese. C'è un comune che fa le sue scelte con coraggio, poi possono essere condivise o non condivise un altro paio di maniche, c'è un consiglio comunale, soprattutto c'è una cittadinanza vera, che è ritornata a essere protagonista del proprio futuro. Ecco perché noi vogliamo e ci auguriamo che possa essere ripristinata subito la correttezza istituzionale, il riequilibrio tra i poteri, perché altrimenti la situazione veramente rischia di essere particolarmente pericolosa sul piano istituzionale. Ci sono gli strumenti ordinari per semplificare le procedure amministrative. Se non si fossero intestarditi sul commissariamento e sulla commistione tra presunto interesse pubblico e certo interesse prenditoriale, noi oggi staremmo molto avanti, ma molto molto avanti. Ecco perché crediamo che lo snodo magistratura amministrativa sia fondamentale. E poi Carmine Piscolo ha detto bene, è anche preoccupante in qualche modo il vulnus che viene fatto all'autonomia e l'indipendenza comunque di un altro potere, che è il potere giudiziario. Insomma, io quello che vedo fare sul rimescolamento degli interessi dei creditori, della massa attiva, è veramente qualcosa che sorprende non poco. Poi
insomma, io non lo so, ma noi troviamo assolutamente inaccettabile che il suolo della città, che non può essere cementificato o dato a soggetti predeterminati, possa essere scippato attraverso un furto istituzionale e consegnato ad Invitalia. Cioè, questa è una cosa che secondo me grida veramente vendetta, e noi veramente siamo preoccupati di tutto questo. È in atto un progressivo consumo, esproprio e furto di pezzi di città, senza che noi siamo messi in condizioni di poter agire. Noi in quella cabina di regia non ci siamo più andati perché volevamo essere sentinelle della Costituzione, e quando abbiamo visto che anche il gentleman agreement veniva violato, noi francamente siamo persone che non ci siamo abituati a sederci in stanze di compensazione intrise dal puzzo del compromesso morale. Quindi su questo noi vogliamo confermare che non è che cambiando le carte in tavola a 15 giorni dal ricorso, cercandolo di svuotare, siano venute meno le ragioni che ci rendono assolutamente convinti che la magistratura possa rimettere a posto quegli equilibri costituzionali che sono stati violati. E lo voglio dire con nettezza: noi abbiamo un profondo senso istituzionale ed è per questo che stiamo ripercorrendo ad una le strade costituzionali e istituzionali. Non ne abbiamo tralasciata una, dall'interlocuzione col governo, all'interlocuzione col Parlamento, all'interlocuzione per le vie giudiziarie, e siamo assolutamente soddisfatti del fatto che accanto a noi c'è la curatela, che la dice lunga. Ci sono le associazioni, ci sono i movimenti, ci sono tanti cittadini e ci sono tanti giuristi. Allora speriamo che si possano rimettere le cose a posto sul piano istituzionale, anche perché Napoli, e chiudo, ha dimostrato di essere credibile attraverso l'ordinarietà. È questo che evidentemente ha dato fastidio, perché non c'era alcuna ragione in questo momento storico di andare a fare un'azione di commissariamento su Bagnoli. Più passa il tempo e più ci convinciamo che è una strategia che non ha nulla a che vedere con l'interesse della città, non ha nulla a che vedere con l'interesse pubblico, non ha nulla a che vedere con l'interesse dei cittadini. Quindi il nostro dovere è mantenere non alta, altissima l'attenzione, perché non consentiremo a nessuno di strumentalizzare il nostro territorio, Bagnoli, l'interesse dei cittadini per fare interessi privati o per favorire qualcuno o per far diventare un pezzo di città strumento di una campagna propagandistica a fini magari solamente elettorali. Quindi noi andiamo dopodomani, credo è dopodomani, no, il 9 dopodomani, con la convinzione di poter ottenere un pronunciato che dia forza alla città, e noi poi a quel punto ci assumeremo come sempre le nostre responsabilità, non da soli, ma insieme alla Regione Campania, al Governo nazionale e ai cittadini. Qua nessuno vuol non riconoscere il ruolo del Governo, anzi è da tempo che auspichiamo che il Governo lo possa fare, così come della Regione Campania. Quindi attendiamo con serenità e con fiducia le decisioni del TAR del prossimo giorno. Chiudo su un fatto tecnico-giuridico che magari avrebbe espresso meglio di me, che sono, diciamo, un modesto giurista, l'avvocato Ferrari, che non vi sfugge il tema, e la chiudo qua, che cambiare le carte in tavola, che sembra una cosa brutta per chi fa il giurista, no? In questo paese abbiamo visto che cambiavano le leggi durante i processi, no? Qua cambiano le leggi durante i processi. Guarda caso su Bagnoli, che è l'epicentro del contrasto a un certo modo di fare politica. Noi per poterci difendere avremmo dovuto presentare dei motivi aggiunti, e se presenti dei motivi aggiunti ci sta l'alta concretezza della possibilità che il processo, che l'udienza non si definisca il 9. Quindi è evidente che noi in questo gioco delle tre carte non ci vogliamo entrare, quindi noi ci andiamo a fare la nostra udienza, facendo comprendere con tanta umiltà e determinazione al TAR che per noi rimangono intatte
nonostante questo intervento a gamba tesa sul piano istituzionale su un procedimento così delicato in corso, rimangono intatte tutte le ragioni di vulnus costituzionale, nonostante abbiano tolto la società di scopo, che è la chiara testimonianza di quanto il governo sappia di aver esercitato un furto di democrazia col commissariamento di Bagnoli. Se solo qualcuno aveva qualche dubbio, l'aver inserito nel mille proroghe l'eliminazione della società di scopo, facendo quindi intendere a qualcuno che non è vero che c'è una finalità privatistica che invece è totalmente confermata, lasciando a Invitalia S.p.A. e all'individuazione dei proprietari dei suoli e dei privati già predeterminati la strategia, insomma, se qualcuno... Mi sembra chiara l'operazione, noi prima diciamo, volevamo renderla un po' più evidente, probabilmente non ci siamo riusciti, se non ci siamo riusciti, dopo le vostre domande, magari cercheremo di riuscirci ancora meglio. Spero di essere, insomma, un po' di chiarezza l'abbiamo fatta su questo. Noi non interessa lo scontro personale e lo scontro istituzionale, a noi interessa l'autonomia degli organi di rilevanza costituzionale. La città di Napoli sta dimostrando di resistere contro un furto evidente di democrazia e una violazione degli equilibri costituzionali. Ecco perché questa è una materia e una questione che merita, a mio avviso, di essere portata innanzi alla Corte Costituzionale. C'è bisogno di sapere se in questo Paese si alza il Presidente del Consiglio di turno, cancella la Costituzione, si prende un pezzo di città e decide con qualche imprenditore e qualcun altro di fare la rigenerazione urbana. È come quando parla Renzi di beni comuni, è un po' la stessa cosa. Infatti noi in questo momento arretriamo, abbiamo difficoltà a parlare di beni comuni perché se ne parla anche lui, arretriamo. Così come rigenerazione urbana, quell'assessore episcopo che in questo è mio maestro, ogni tanto mi fa delle lezioni di rigenerazione urbana affascinanti. Quando poi vedo che la rigenerazione urbana viene utilizzata nello sblocca Italia per mettere le mani sulla città, io che non capisco quasi, non vado da Piscopo, dico: Piscopo, scusi, ma la rigenerazione urbana è quella tua, nostra, o è quella del governo? E Piscopo mi dice: no, dovrebbe essere la nostra, ma noi siamo piccolini, quindi che cosa possiamo fare? Resistiamo, ma è una resistenza sulla quale non molliamo. Quindi il messaggio al Presidente del Consiglio è questo: il TAR è un momento fondamentale, ma noi mettiamo in campo nei prossimi giorni una serie di iniziative, cioè nel senso che quando c'è un'occupazione la lotta finisce appena l'occupante viene cacciato, questo mi pare assolutamente evidente. Noi siamo contrari a tutto, ma è chiaro che noi attendiamo, penso con una certa certezza almeno dal 2007, l'inizio della bonifica. Ecco perché io dico, il vero fatto che non c'è, cioè noi abbiamo un commissariamento, una cabina di regia, un furto della democrazia, quello che ancora non abbiamo è quello che avremmo voluto vedere sin dall'inizio, che è l'inizio della bonifica. E non vi scordate mai che in realtà il tema si accentua quando noi mettiamo l'ordinanza del 3 dicembre 2013, perché la vera accelerazione su Bagnoli non l'ha data il Presidente del Consiglio, l'ha data questa amministrazione, perché nel momento in cui facciamo un atto senza precedenti che ordiniamo a chi ha inquinato di pagare e quell'atto regge davanti alla massima autorità amministrativa del nostro Paese, cioè il Consiglio di Stato, dopo aver retto anche davanti ai giudici di primo grado, è la dimostrazione che là non si poteva più star fermi, perché oltre all'accordo di programma del 2007, oltre al SIN, c'era un'ordinanza che ti dice devi assolutamente intervenire su questo. Allora, se inizia la bonifica, ma credo che siamo tutti quanti contenti, l'avremmo voluto con i poteri ordinari, ma cominciassero almeno nelle more che insomma il commissariamento verrà meno la bonifica. Io credo che questo è un tema che non c'era bisogno del commissariamento, perché l'accordo di programma quadro e le leggi nazionali sono chiare sulla bonifica. Poi devo dire la verità, noi De Luca sa perfettamente che le scorciatoie fanno male alla democrazia. Lui non credo che vuole perpetrare, diciamo, l'errore di Renzi, che è stato sindaco e se ne è dimenticato quando è stato Presidente del Consiglio. De Luca ha fatto il sindaco e devo dire, l'ha sempre detto pubblicamente, anche negli incontri che ho avuto con me, ma anche pubblicamente gli devo dare atto. Lui ha sempre detto che il Comune non può che far parte e deve far parte di questo cammino. È chiaro, lui ci invita a partecipare alla cabina di regia ed è una sua posizione legittima,
Noi siamo pronti, l'ho detto anche al ministro Delrio l'altro giorno, a sederci in ogni momento, in qualsiasi tavolo in cui ci siano gli organi che hanno una rilevanza costituzionale ordinaria, che sono il Comune di Napoli, la Regione e il Governo. Cioè non è che noi ci vogliamo sottrarre o stiamo facendo la lotta contro il Presidente del Consiglio per ragioni politiche. Noi credo che stiamo portando avanti, adesso più o meno in modo assolutamente chiaro, comprensivo da parte di tutti. Anzi, forse abbiamo fatto addirittura tanti passi in avanti, il ricorso al TAR, il piano approvato, e abbiamo dimostrato anche di sapere in alcuni casi, quando si siedono allo stesso tavolo istituzioni diverse, a saper trovare anche un punto di mediazione, perché noi mica pensiamo di arrogarci il diritto della verità o che siamo migliori degli altri, semplicemente difendiamo la città. E quindi siamo molto preoccupati di quello che abbiamo visto, e credo che è evidente anche il livello di denuncia che noi abbiamo fatto da stamattina ai giorni scorsi, sui quali devo dire non è che c'è stata una risposta, questo è un altro tema interessante. Noi abbiamo detto parole gravi e grevi, pesanti e dure, non è che qualcuno ci ha invitato a un pubblico dibattito a dire noi vogliamo che il sindaco si assumi la responsabilità di quello che dice pubblicamente, facciamolo, un bel dibattito pubblico, visto che stiamo andando anche in una fase di campagna elettorale, un bel dibattito pubblico, per esempio, che ne so, su questo tema, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, il Sindaco di Napoli, questo sarebbe un tema molto interessante, poi lo faremo con i candidati, sicuramente su Bagnoli, ognuno avrà le sue opinioni. Io su questo mi sarei aspettato, l'ho detto tante volte, che questa amministrazione poteva anche essere chiamata a un tavolo ordinario, perché non ci dimentichiamo, non vorrei essere noioso, ma noi il 14 agosto del 14 agosto 2014, che era caldo, era Ferragosto, però noi sapevamo quello che insomma si andava a fare in quell'atto fatico, noi abbiamo firmato un protocollo, un atto, cioè, quindi questo è il tema, quindi noi devo dire abbiamo la coscienza a posto e se iniziano le bonifiche è bene, finora non sono iniziate però. Se viene meno il commissariamento è un passo in avanti enorme, e quindi siccome noi ambiamo ad avere un rapporto sempre migliore con le istituzioni, anche con il governo, il venir meno del commissariamento secondo me darebbe uno slancio enorme all'attuazione del piano di Bagnoli, ma proprio enorme.